Ben ritrovati con il nostro fatto del giorno. Il tempo ormai è scaduto, gli investimenti nella sanità non sono più rinviabili. A lanciare l'allarme non è una forza politica, semmai di opposizione, ma addirittura la Corte dei Conti. I giudici contabili in particolare mettono in evidenza tutte le criticità che il governo non riesce ad affrontare, ad iniziare dalla fuga del personale sanitario che non è adeguatamente remunerato. Ecco perché vengono sollecitati ulteriori interventi per ridurre le liste d'attesa. Infatti l'impegno messo in campo dall'esecutivo viene ritenuto del tutto insufficiente. L'invito della Corte dei Conti ha il carattere dell'urgenza perché si sottolinea la crisi della sanità è sistemica. Invece che con mini provvedimenti come quelli adottati finora dal governo di centrodestra, bisognerebbe procedere con misure ampie e strutturali nei campi dell'organizzazione, delle strutture, della formazione e delle retribuzioni. E allora, per parlare di questi argomenti abbiamo coinvolto un esperto come il dottore Antonio Salvatore, che è il direttore del Dipartimento del Settore della Sanità dell'ANCI Campania. Intanto ben ritrovato e grazie come sempre per la disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Allora, dicevamo, la Corte dei Conti in pratica ha messo in mora il governo, come titolava oggi il quotidiano La Repubblica. Perché servono più fondi nel settore della sanità? Che cosa sta accadendo? Ma guardi, la Corte dei Conti in realtà evidenzia l'esigenza di dover necessariamente intervenire con degli investimenti strutturali. La Corte dei Conti ci ricorda che il sistema salute nazionale, nonostante abbia avuto maggiori risorse negli ultimi 4 anni, ricordiamo che nel 2019 lo stanziamento era di 114 miliardi di euro, adesso è di 134, quindi in 4 anni è aumentato di 20, nel 2026 aumenterà di altri 5, quindi non è un problema soltanto di risorse, è un problema di riorganizzazione strutturale. Abbiamo il problema delle liste d'attesa, abbiamo il problema della migrazione della componente sanitaria, abbiamo il problema dell'inefficienza del sistema territoriale. Quindi la Corte dei Conti giustamente pone l'attenzione su un'esigenza sistemica, quindi intervenire su quelle che sono diciamo, i fattori di criticità che in questo momento creano dei problemi al diritto alla salute dei cittadini italiani. Ecco, la Corte dei Conti mette in evidenza la crisi che il governo non riesce ad affrontare, dai pronto soccorso in difficoltà alle liste d'attesa. Ecco, a suo giudizio, direttore, come si dovrebbe intervenire su queste problematiche? Ma guardi, il problema delle liste d'attesa è storico in Italia, quindi non lo scopriamo solo adesso, mi stupisce che la Corte dei Conti se lo ricordi adesso. Il problema delle liste d'attesa è un problema atavico ed è un problema che deve essere necessariamente analizzato con le sue specificità. Bisogna innanzitutto capire da dove nascono queste liste d'attesa e anche il decreto che è stato recentemente approvato e pubblicato va in quella direzione, quindi tipizzare, analizzare qual è la tipologia delle liste d'attesa per poi intervenire in modo compiuto. Ecco, dottore, ma il fatto che in Parlamento non sia stata accolta sostanzialmente la proposta di legge della Schlein, di Alice Klein del Partito Democratico, che puntava a prevedere proprio maggiori investimenti nella sanità, non le sembra un po' paradossale alla luce di quello che sta accadendo oggi? Ma guardi, le risorse sono state integrate. E qui abbiamo un'esigenza di dover intervenire su alcune sacche di inappropriatezza che la stessa organizzazione mondiale, l'OCSE, ci dice che almeno ogni anno vanno in fumo circa 20 miliardi di euro per inappropriatezza, per inadeguatezza, per frodi, per eccessivi costi di gestione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi il problema, come evidenziavo prima, non è soltanto di carattere finanziario. Certo, se noi passassimo dal 6,4% del PIL di sistema al 7% come finanziamento della spesa, è evidente che ci vorrebbero maggiori risorse. Però purtroppo bisogna anche fare i conti con un incremento significativo degli altri costi di gestione della spesa corrente, perché solo per interessi passivi sul debito pubblico, ricordiamo che solo ad aprile c'è stato un incremento significativo dell'indebitamento pubblico che è arrivato a 2.900 miliardi, il che significa che saranno maggiori interessi passivi. Quindi il problema è della sostenibilità
della spesa pubblica, del sistema sanitario pubblico rispetto a quello che è la sostenibilità del paese e rispetto a quello che è il prodotto interno lordo. La spesa sanitaria oggi cuba per il 15%, il 15,3%, ed è leggermente aumentata nel corso del tempo e tenderà a crescere. Quindi non è solo un problema di finanza, non è solo un problema di risorse, ma è un problema di intervento strutturale, come giustamente evidenzia la Corte dei Conti in ordine ad esempio alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale, sulla quale, devo dire la verità, si sta facendo un grosso lavoro. Ecco, intanto la questione dell'autonomia differenziata, che ormai è legge, ne abbiamo parlato a lungo in questi mesi, proprio oggi il governatore De Luca ha chiesto chiarezza sui finanziamenti dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. C'è da essere preoccupati, secondo lei, direttore? Allora, io ritengo che bisogna essere moderatamente preoccupati, nella misura in cui, nessun allarmismo, ma nella misura in cui bisognerà prestare attenzione a che cosa succederà con i residui. Cioè, noi sappiamo che le regioni del centro-sud oggi hanno una quota di autofinanziamento che non è sufficiente a coprire il loro fabbisogno finanziario per garantire i livelli essenziali di assistenza. Il passaggio ad un'autonomia differenziata, che peraltro è prevista dalla nostra Carta Costituzionale, di fatto può essere sicuramente anche un'opportunità sia per le regioni del nord sia per le regioni del sud, ma a patto e a condizioni che vengano garantite quei livelli di finanziamento che di fatto oggi consentono di tenere in equilibrio economico-finanziario i sistemi di salute regionali. In assenza di queste garanzie diventerà un grosso problema. Ricordo a me stesso che la Campania, così come le altre regioni d'Italia, hanno una, come dire, una forte evasione dell'IVA che per il 40% finanzia proprio il sistema salute. Bene, l'autonomia differenziata dovrà necessariamente andare a braccetto con una lotta all'evasione che dovrà essere necessariamente intensificata, onde evitare che vengano meno quelle fonti di finanziamento per garantire l'equilibrio e quindi il diritto alla salute dei cittadini. Ecco, direttore, ma che scenari sono ipotizzabili per la sanità in Campania? Perché con l'autonomia potrebbe accadere in qualche modo che ci sia una fuga dei medici verso il nord. Ma guardi, e qui ritorno a quello che diceva la Corte dei Conti. La Corte dei Conti correttamente evidenzia un aspetto, dice: date maggiore comfort all'attività lavorativa dei medici e soprattutto intervenite sulla componente retributiva. Sono le due variabili su cui bisognerà intervenire. Oggi noi abbiamo una componente, diciamo, una forte migrazione dal basso verso l'alto, quindi dalle regioni del sud verso le regioni del nord, per effetto di una migrazione legata sostanzialmente alla componente retributiva. Questo è un fenomeno estremamente, diciamo, critico, perché l'autonomia differenziata potrebbe tranquillamente, anzi quasi certamente, metterà a disposizione le regioni del nord o del centro-nord che hanno fatto richiesta di poter avere maggiori risorse finanziarie per remunerare meglio, cosa che peraltro già accade. Ecco, un'ultima cosa, direttore, la sfida per il futuro per quanto riguarda la sanità, l'intelligenza artificiale, ecco, che intanto suscita anche qualche preoccupazione. Lei ha sostenuto tempo fa che può fare gravi danni l'intelligenza artificiale in questo settore, perché? Ma guardi, l'intelligenza artificiale è oggi presente nella nostra vita quotidiana, poi da circa 20 anni, quindi non la scopriamo adesso. Il problema è che l'intelligenza artificiale ha una esigenza fondamentale, è la qualità del dato che si conferisce e soprattutto l'utilizzo che se ne fa. Se oggi l'intelligenza artificiale viene utilizzata per quelle che sono le attività, ad esempio, della radiodiagnostica, è condizione essenziale perché oggi rappresenta un forte miglioramento dell'attività erogativa. Ma se l'intelligenza artificiale unita alla, diciamo, alle attività di criminali informatici, della cyber security, non fosse ben governata, questo diventerebbe un grosso problema, perché oggi il grosso business del cybercrime è sostanzialmente il dato e quindi la diffusione, e quindi anche le organizzazioni criminali stanno incominciando a valutare positivamente l'utilizzo del dato e quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quale strumento di business per poter garantire poi la, diciamo, diffusione e quindi o il riscatto del dato stesso. Ma secondo lei, in termini pratici, ci potranno essere dei miglioramenti, in particolare per la qualità delle cure e soprattutto degli interventi chirurgici?
Assolutamente sì, l'intelligenza artificiale oggi aiuta il 90% dell'attività della radiodiagnostica, ad esempio, è diventata molto più accurata, tutta la fase della robotica, tutta la fase dell'interventistica, oggi l'intelligenza artificiale è presente nell'ambito delle attività ed è sicuramente un ausilio importante. Lo sarà anche la telemedicina, lo sarà anche il fascicolo sanitario elettronico, cioè tutto l'ecosistema digitale andrà a supportare in modo particolare la qualità delle cure. Bisognerà però prestare attenzione, bisognerà svolgere un'attività di implementazione e di carattere normativo e di carattere formativo, perché ricordo a me stesso che in effetti dei 27 paesi dell'Unione Europea l'Italia si trova a quart'ultimo posto quanto a competenze digitali, quindi bisognerà investire molto nella formazione e soprattutto nell'implementazione delle conoscenze multidisciplinari. Certo, questa è la sfida per il futuro. Grazie intanto Antonio Salvatore, direttore del Dipartimento Sanità dell'ANCI Campania, grazie per questo contributo di grande competenza e chiaramente molto significativo e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Allora, abbiamo concluso per oggi con il Fatto del Giorno. Io ringrazio il regia Orlando Matarazzo, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.